Primo allenamento ieri pomeriggio al Vincenzo Barone per il Modica agli ordini del nuovo allenatore Calogero Lavaccara. Sugli spalti a seguire l'esordio del tecnico anche un gruppetto di tifosi che hanno salutato Lavaccara con fumogeni e cori. Segno che i sostenitori rossoblu confidano ancora in un riscatto dei tigrotti dopo le ultime delusioni che hanno portato al cambio dell'allenatore e soprattutto a risultati molto deludenti che li hanno relegati in una precaria situazione di classifica, ridimensionando gli obiettivi di inizio stagione. Domenica prossima il Modica sarà impegnato al Barone con il Real Siracusa, compagine che occupa il secondo posto in graduatoria a ridosso delle capoliste Enna e Ragusa. Ai rossoblu servono i tre punti per dare una svolta al campionato. Il cambio del trainer, anche se il tecnico esonerato Franco Rappocciolo ha pagato colpe certamente non solo sue, potrebbe dare uno scossone psicologico alla squadra. Restano tuttavia da risolvere problemi di organico legati soprattutto alla mancanza di un attaccante che sappia trasformare in gol le occasioni create fino ai 16 metri avversari. E intanto la società si ritrova senza presidente dopo le dimissioni annunciate ieri di Nuccio Gugliotta.